Amici sportivi, tifosi appassionati del panno verde, benvenuti con le immagini e il commento di Antonello Bruno nella elegantissima, bella sala Biliardi Lion di Potenza del Master Riccardo Benedetti per questa seconda giornata di gare, per questa gara libera territoriale che appunto consentirà a giocatori anche fuori dalla regione Basilicata di prendere parte a questa manifestazione. Vedete subito sul biliardo in streaming il numero 3 di questa sala, la prima partita di quest'oggi. Michele Trafficante, terza categoria, avete visto adesso al tiro, sfortunato per lui, praticamente beve. E Giancarlo D'Ambrosio, seconda categoria, salernitana. Trafficante, Michele Trafficante, il proprietario della sala biliardo L'Angolo 50 di Rio Nero in Vulture, una bella gara dove un paio di mesi fa si è tenuta anche una gara molto, molto bella che tra l'altro abbiamo seguito. D'Ambrosio sventaglina, rimpalla e poi vedete un po' di fortuna. D'Ambrosio partiva da meno 40 e adesso appunto ha 8 punti, più questi 40 va a 48 perché ha dovuto appunto recuperare l'handicap di categoria, perché questa è, diciamo, questo è il leitmotiv di questo torneo. Torneo libero, quindi è possibile che una terza categoria possa incontrare anche un nazionale pro, ma con la concessione dell'handicap che in qualche modo non mettere i due giocatori sullo stesso piano, però fornisce qualche possibilità in più alle categorie inferiori di poter, se non altro, tentare, perché la verità è che se le categorie sono corrispondenti al vero, nonostante l'handicap, che in alcuni casi è anche cospicuo, anche piuttosto importante, come abbiamo visto ieri, un nazionale con una terza categoria, però se il nazionale fa il nazionale, in teoria non ci dovrebbero essere problemi per lui. Chi segue questo canale lo sa, proprio qualche due giorni fa abbiamo visto assieme, abbiamo commentato assieme la fase finale della Coppa Campania. Ebbene, avete visto che c'erano un paio di terze categorie, tra cui un casertano, Edoardo Corsale, caro amico che saluto se ci segue, se mi segue, che ha giocato e vinto il titolo campano di terza categoria, ma qualcuno addirittura lo proponeva per il doppio salto di categoria addirittura in prima, perché oggettivamente Edoardo è molto molto forte. Diciamo che è così. Partita che è iniziata, adesso sono sostanzialmente in equilibrio i due giocatori. Ottima questo gancio veloce, vedete, per trovare copertura. Molto sportivamente Trafficante batte la mano. È stato bravo davvero, perché quel po' di forza in più gli ha consentito di trovare una bella copertura. Ma del resto D'Ambrosio lo conosco, l'ho visto più volte, è una bella seconda categoria. Ottima questa garuffa di Trafficante, solo 16, ma poteva anche realizzare qualcosina in più. 52 Trafficante, 100 D'Ambrosio. Giornata uggiosa qui a Potenza, mentre in altre parti d'Italia, anche qui vicino, come ad esempio in Campania, il tempo è buono, qui oggi piove. Due a mo' di tre con la copertura di pallino, credo, sì, ma lo prende largo, trova la difesa e trova una buona difesa, anche se parabolando un poco Trafficante potrebbe trovare la biglia bianca.
Se ne esce bene, trafficante. Se ne esce molto bene, perché vedete, difende in diagonale, quasi un buca e buca. L'Ambrosio solleva la stecca e va di parabola. Non facile. 12 punti per D'Ambrosio, 112 contro 52. Quasi parallele queste biglie, le vedete, intanto vi offro un'altra inquadratura. Strettina, aveva cercato la misurissima nel castello trafficante, non la trova. Striscio o giro per D'Ambrosio, credo che vada di giro. Ben eseguito, 36 punti per D'Ambrosio. Se ne va a 48. Modo impercettibile, non trova l'impatto. Michele Trafficante concede questo tiro libero a D'Ambrosio. Lo vedete adesso posizionare la biglia in punteria nel punto che ha deciso di utilizzare per l'impatto. Devo dire la verità, ma l'avete visto da soli, non bene, assolutamente non bene. La copertura c'è, però l'impatto è stato pessimo e adesso Trafficante va di una. Leggermente sullo scarso l'impatto sulla bianca. C'è un tresponde per D'Ambrosio. Credo che la veda tutta. Buono, sembra buono questo giro. Ottimo, sbirilla, 52 punti. E se ne va a 208. Sulla sinistra vedete D'Ambrosio in punteria, adesso Michele Trafficante e sullo sfondo la splendida, elegantissima sala Biliardi Lion di Potenza. Non è solo un fatto di rendere omaggio ad un amico Riccardo Benedetti, è proprio, diciamo, un dovere di cronaca sottolineare l'eleganza di questa sala. Ne ho viste poche come questa in Italia. Biglia non facile, Trafficante si è portato a 64, aggiorniamo il tabellone. D'Ambrosio va nelle due sponde strettissimo, va un po' sul largo, solo 4 punti, 212 per la seconda categoria salernitana. 64 per la terza categoria lucana di Rio Nero in Vulture. Stesso tiro. E
è corta, altrimenti avrebbe trovato. Oddio, non riusciamo a vederla bene, però. Con questa inquadratura più o meno potete rendervi conto della sala nella sua interezza. 6 biliardi Mari modello 14, i migliori accoppiati, e va sottolineato senza colonne, che la colonna il biliardista la odia, dà fastidio. Biglia non facile, va di 3 o va sul largo per trovare la copertura, o sullo stretto, troppo largo, pallino blocca, però difende comunque. D'Ambrosio 2,24. Mancino Michele Trafficante, non me ne ero accorto. Va di 3, un po' stretta, trova anche il pallino. Ottanta i punti di Trafficante. Ieri ha giocato il figliolo. Solo difesa per questo tiro di Giancarlo D'Ambrosio, curiosità che più volte ricordo e lo faccio anche adesso, come sport probabilmente il biliardo è l'unico che consente di attaccare e difendere nello stesso tempo in un'unica azione. Ottima, ottima. Sfortunato, trafficante, solo 20, 100 esatti. Ma discreta copertura. 2 a mo' di 3 o a volo di una, ma a volo di una la vedo proprio brutta. 2 a mo' di 3 per D'Ambrosio. È corta, è un po' corta, andava allungata un pochino questa qui. Adesso Trafficante ha la possibilità di con la seconda passata raccoglie qualcosina in più. Tiro che serve anche un poco per sciogliere la tensione. 64 punti. D'Ambrosio adesso ha 60 punti di vantaggio esatti sul suo antagonista. Vedete D'Ambrosio al tiro. Biglia non facile, sponde biglia, copre, e alla fine credo che qualcosina veda, trafficante. Punti. Riccardo, sto bene. Famoso.
Sembra voler andare di candela, D'Ambrosio. Tiro non facile. Si sottovaluta sempre il coefficiente. Infatti, no, no, l'ha fatta ottima, bravo. Ottima, ottima. Si sottovaluta sempre il coefficiente di difficoltà della candela, che secondo alcuni potrebbe essere anche, se non il un tiro tra i più difficili. Va all'accosto. Situazione, ma la vedete? 256 D'Ambrosio, 168 trafficante. Pallino c'è, Castello no, solo 4 punti di Castello, 16 in tutto. Cerca una steola e credo l'abbia trovata, una bella steola, senza punti, senza pallino, ma l'ha trovata. E intanto un'inquadratura sul biliardo di fianco. Se ne esce molto bene D'Ambrosio, non realizza, forse troppo lunga, sì. 16 punti per D'Ambrosio. Beve, trafficante, tiro non accorto, 40 punti, 2 e 28, 3 e 28 per D'Ambrosio. E adesso un 3 sponde, non difficile, per la brava seconda categoria salernitana. Ha tirato la misurissima. Solo 4 e non difende. Perché il tiro a una sponda c'è. Centotrentadue contro i 172, 60. Sfrutta al massimo questa opportunità D'Ambrosio, realizzando il massimo.
se ne esce molto bene, 12 punti, cioè non in assoluto, sia ben chiaro, però quando hai un vantaggio come questo. Stretto, questo giro resta anche sotto. È un attimo sconfortato Michele Traficante. Qui D'Ambrosio si imposta per più passate. Solleva la stecca per no, prende rimpallo, si salva. Che avrebbe potuto anche bere, anche se ripeto, 172 Traficante, 404 D'Ambrosio. Almeno questo set mi sembra fortemente compromesso per l'atleta lucano. Cercato solo la difesa, cercando di mettere la gialla in buca. C'è un giro abbastanza comodo per Traficante. Non lo sbaglia, avrebbe forse meritato qualcosina in più. 32 punti. Se ne va a 204 contro i 404 di D'Ambrosio. Va di 3 D'Ambrosio. È un 3 non facile, se la cava bene D'Ambrosio divide. Del resto forte del vantaggio che in questo momento vanta nei confronti del suo avversario. Potrebbe andare a sua volta di 3 Traficante o anche a volo di 1. Esatto, va di 3. Sembra buona, è buona signori, ottimo tiro, 36 e copertura. Risponde non facile, infatti lo imposta, lo vede da 5. Traiettorie più, tra virgolette, affidabili quando si sceglie il 5. Sembra buona anche questa, leggermente larga e corta anche. Ancora qualche possibilità, qualche speranza per Traficante se riuscisse a mettere assieme una miniserie, due o tre steccate di un certo tipo, senza che il suo avversario realizzi. Buona, no, solo 24, però difende bene. Difende molto bene. 2,64. Sta un po' rilassando D'Ambrosio. Seconda brava, ripeto, molto tecnica. Cerca una difesa. Bricolla per Traficante. Massimo effetto. Ci è mancato poco per un bel tiro. Partita comunque ancora viva, si è riaccesa, si è riaperta, grazie a un paio di buone giocate di Traficante. Ripeto, D'Ambrosio invece si è un attimo
fermato. Strettina ma difende. Biglia che c'è. Più di un modo per tirarla. Vediamo quale sceglie trafficante. Situazione praticamente immutata rispetto ad un paio di minuti fa. Adesso sfrutta questo tiro libero, lo sfrutta non benissimo D'Ambrosio, che con l'ascensore, che è questo particolare modo di tirare la biglia all'acchitto, realizza solo 20 punti, però ottiene una copertura piuttosto buona. Corta, cioè stretta, chiedo scusa, il trafficante, che io conosco personalmente e so essere una brava persona, e comunque un sanguigno, un fumantino, commenta con l'amico che lo ha seguito. Ovviamente arrabbiato con se stesso, ci mancherebbe. Ancora una biglia all'acchitto per D'Ambrosio. Per la situazione psicologica che si è determinata adesso, D'Ambrosio deve cercare la realizzazione. Quando si sbaglia bisogna punire l'avversario. Vediamo se trova la realizzazione adesso o se neppure. Non è una bella cosa. E infatti, vedete, il biliardo, come le carte, punisce. 40 punti, se ne va a 304, trafficante. È il caso forse di tirarla diversamente. Adesso la situazione psicologica è completamente, si è invertita. Biliardo è il gioco principe delle situazioni psicologiche. Infatti vedete come è rianimato. 32 punti, se ne va a 3,36 contro i 4,24 di D'Ambrosio. Vediamo se reagisce anche D'Ambrosio. Vi ricordo che questa è la prima partita di questa giornata, siamo all'inizio della batteria. Ancora una biglia non perfetta, non sbagliata, ma non buona. Striscio e va a Birilli, va a Castello. 36 3,72. Il biliardo è veramente, ha una sua cabala. Divisi da 60 punti. Mezza garuffa buona,
20 punti. D'Ambrosio incrementa il suo punteggio, si muove dai 4,24 di prima. Garuffa anche per trafficante. Sembra corta. E qui D'Ambrosio può realizzare. Non è molto convinto, si ripensa e si rialza. Vedete in questa inquadratura D'Ambrosio esattamente al centro del vostro schermo, ritorna in punteria. Va di sfaccio? No. Va nelle due sponde. Altri 36. E va a 4,80 contro i 372 di trafficante. Quindi solo un pallino adesso per D'Ambrosio. Duomo di 3 per trafficante, leggermente largo e forse no, copre, sembrava più lunga questa biglia. Adesso D'Ambrosio deve centrare il castello o anche, sfiorandolo, trovare il pallino in fondo e si passa all'italiana. Vediamo. Sfiora il castello, con un po' più di forza poteva trovare il pallino, ma l'appuntamento è solo rimandato, non di tantissimo, perché questa è una biglia veramente brutta per la giocata di trafficante, che vedete in piedi, cercare di studiarla per bene. Non era facile la giocata di contraeffetto. Candela per D'Ambrosio. Sembra buona, è buona. Signori, si passa all'italiana. Primo set quindi appannaggio di Giancarlo D'Ambrosio, seconda categoria salernitana, per Michele Trafficante. Importante non fallire l'appuntamento con i 5 birilli se vuole andare alla bella. È stata una partita a diverse velocità, è partito subito molto bene D'Ambrosio, Trafficante ha avuto qualche difficoltà, un paio di biglie lo hanno penalizzato, ha bevuto un paio di volte. Quando poi ha trovato un attimino un assetto migliore e ha messo assieme anche due o tre belle steccate in sequenza, era oggettivamente troppo tardi. Vediamo però se riesce a far frutto adesso di quella lezione. Duomo di 3 per D'Ambrosio, il pallino gli impedisce di tentare le due sponde. La misura non è buona, resta sotto Trafficante. D'Ambrosio, vi ricordo, parte da meno 8, l'handicap tra le categorie è dell'8%.
cercato subito la realizzazione d'Ambrosio, Filotto e Pallino, non l'ha trovato, si accontenta dei 5 punti, va a meno 3. Torna più rimpalla anche una seconda volta e alla fine forse no, forse non la vede D'Ambrosio, deve andare nelle due sponde. Ancora uno scorcio di questa splendida, elegantissima sala nel cuore di Potenza. Sembra buona, è ottima. 6 punti con i 3 di prima. Va a più 3 D'Ambrosio, ancora 0 il suo avversario. Un po' di problemi nel carburare, trafficante anche prima nelle battute iniziali non è stato particolarmente attento e poi è stato costretto a rincorrere. Risponde, divide e difende, non male. Non credo che la veda, anche se la nostra posizione, la nostra prospettiva è praticamente la stessa vostra. Infatti vedete adesso D'Ambrosio girare intorno al biliardo. Controlla un po' le uscite. Due di tre, ma solo a prenderla senza rischiare molto. E invece ha cercato di forzarla e paga dazio, non tantissimo, solo il pallino. 4 punti per trafficante, ma anche tiro libero. Striscio. Sempre un po' largo. Vuole l'acqua. Vuole un po' d'acqua, Michele Trafficante, vulcanico proprietario e gestore della sala all'angolo 50 di Rio Nero in Vulture. Battuta iniziale per questo secondo set della prima partita nelle batterie di qualificazione tra Giancarlo D'Ambrosio e Michele Trafficante. 3 D'Ambrosio, 4 Trafficante. È ancora una volta un tiro non chiaro, forse trova, non trova niente. Trova quella che Burbarelli chiama scatola, steola cinese. No, infatti pensavo che il pallino potesse occupare lo spazio per attaccare la biglia bianca, e invece così non è. Ottima, 10 punti. Forse esce. D'Ambrosio va a 13. Bravo, 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 veramente bravo, ha parabolato, ha colpito magnificamente e ha trovato un bel filotto trafficante.
tiro non all'altezza del bagaglio tecnico di D'Ambrosio. Cercato uno striscione che non ha trovato e Traficante lo punisce, altri 8 punti, va a 20.20 Traficante, 13 D'Ambrosio, con questi 10, perché ha sbirillato, se ne va 23 contro i 20 di Traficante. Otto punti anche per Traficante. Stanno giocando a viso aperto, senza troppe schermaglie. Non riesce ad aprirla, solo 2 punti di Castello, se ne va a 25. Rimpallo e pallino, intanto D'Ambrosio si è portato a 27, Traficante con questi 4 invece se ne va a 32. Va di una adesso Traficante, tiro non eseguito bene, non beve ma resta sotto, 2 punti, 34. Intanto vi segnalo che al termine di questo incontro, con molta probabilità, vi offriremo un incontro molto interessante tra Riccardo Benedetti, Master, tra i più forti giocatori della Basilicata, almeno nel recentissimo passato. È tornato dopo un periodo di inattività, e una prima interessante Barese, Silicati. Va di 3, Traficante.
Sembra buona. Forse un po' lunga. Va a 40. Due punti per D'Ambrosio, se ne va a 39. Partita in bilico sino a questo momento, giocata. Ha rischiato un po', tiro non proprio pulitissimo questo di D'Ambrosio, viene comunque premiato da questi 8 punti, se ne va a 47 contro i 40 di Trafficante. Cinquanta, Trafficante, 47 D'Ambrosio. Va di bricolla largo.
difende, divide, fase di gioco un po' in stallo, D'Ambrosio qualche pausa di troppo, Traficante invece va a intermittenza, alterna dei tiri veramente discreti, niente male, a delle imperfezioni da terza categoria. Bravo, 4 punti. Buona anche la forza. Mi ricordo che questi giocatori hanno conosciuto e visto il biliardo solo adesso, quindi ieri abbiamo visto delle eccellenze di valore assoluto come Abruzzese e Torre avere anche loro, soprattutto nella fase iniziale, qualche cosa da vedere bene, da rivedere. Sono eccellenze, quindi possiamo anche perdonare qualche piccola imperfezione quando eccellenze non sono. 6 punti, 53, sempre massimo equilibrio. 54 Traficante, 53 D'Ambrosio. Sì. Credo 14 punti, 68 per Traficante, che adesso prova ad allungare e deve vincere assolutamente questa partita, lo ricordo, sì, 14, per guadagnare il diritto a disputare la bella. D'Ambrosio invece vincendo si aggiudicherebbe Sbirilla. 8 punti, 61. Passo falso di Traficante che cede biglia libera e 6 punti, beve 6 punti in favore del suo avversario. Mette la biglia gialla all'acchitto D'Ambrosio. Filotto e pallino, sono 11. Situazione pesante, se non altro psicologicamente, adesso per Traficante, che dopo i 6 punti bevuti ha visto il suo avversario realizzare 11. A 68 non è un grandissimo vantaggio, però ripeto. Vediamo come reagisce Traficante. Biglia non facile. Ci va un po' largo, non è convinto. Diventa aggressivo, giustamente D'Ambrosio. Un po' di rientro del biliardo lo premia. 82 punti di D'Ambrosio e biglia nascosta. Non trovo il castello. Traficante aveva rischiato
anche di bere. E qui D'Ambrosio andrà ancora di sfaccio. Qui può realizzare quei punti che lo portano veramente a un soffio dal superamento del turno. E infatti non sbaglia, non fallisce. 82-10-92 è a un soffio dal superamento del primo turno D'Ambrosio, mentre Traficante, Coriziana già vinta da D'Ambrosio. Non l'ha giocata male male, ma 6 punti Traficante va a 74. Giro il pallino, tirato le due sponde. Trova una deviazione e finisce. Conoscendo Michele Trafficante in questo momento, starà pensando, ha avuto un paio di biglie che gli si sono ritorte contro, però non possiamo certo dire che D'Ambrosio superi il turno per fortuna, assolutamente no. Anzi, passa al secondo turno dopo il primo incontro di batteria Giancarlo D'Ambrosio. Mentre vedete, li vedete inquadrati adesso, momento in cui i due giocatori si scambiano impressioni sull'andamento della partita. Noi ci apprestiamo adesso al secondo incontro di giornata, del quale vi renderemo conto tra poco.